Buongiorno, ciao. Grazie. Giornalista, grazie, conduttore grazie. Di successo. Non ci possiamo dare la mano, però va bene, siamo qui. Eccoci. Ciao Rita, ciao. Ciao Andrea, ciao. Grazie per l'invito. Ciao. Allora, l'imbarazzo è altissimo qui, in questo momento. Perché io e te abbiamo lavorato insieme. Sì, ma i ruoli erano molto diversi. Sì, vabbè, però è sempre te la capa in realtà, no? Perché io stavo dietro, quindi formalmente ero io il capo, però in realtà eri te la capa. Ma io vedevo agli ordini. Non ci deresponsabilizziamo. Ma poi facevi sempre un po' di testa tua, perché sei brava. Abbiamo lavorato allora, insieme la vita in diretta di qualche anno fa. Ma io non so se sono in grado adesso di intervistarti. Pronto? Insomma, va bene, proviamoci. Andrea Vianello, agli inizi della sua carriera, era così. Sono le 22:39 minuti, 26 secondi. Buonasera da Andrea Vianello. Buonasera, è uno degli uomini politici italiani che hanno segnato il secolo appena trascorso. Ancora oggi, a quasi 40 anni dalla sua morte, è capace di suscitare incandescenti passioni e furibonde polemiche. Ha la forza del mito da sostenere a tutti i costi o da voler abbattere a tutti i costi, nel bene e nel male. La ritirata di Russia, forse la più grande tragedia militare italiana, un'armata perduta nel gelo e un mistero. Quanti soldati italiani morirono e quanti furono catturati? Buonasera, buonasera, benvenuti in questa nuova puntata di Mi Manda Rai 3. Festa dell'Immacolata, buon 8 dicembre a tutti, festa ma non per Mi Manda Rai 3, che è sempre, anche nei giorni di festa, almeno quasi sempre, al fianco dei nostri cittadini. Si apre una nuova avventura, è un'avventura che si chiama Rabona, che è un'acrobazia calcistica difficile e poetica, e che proverà a raccontarvi il calcio sotto altre angolazioni. Ascolta Andrea, a parte il fatto che nella vita di ciascuno di noi succedono tante cose e comunque si matura e si cambia a prescindere, ma abbiamo visto un conduttore che apre sempre programmi nuovi, che si butta sempre in nuove avventure e che è molto sicuro di sé in scena. Che differenza c'è tra quell'Andrea Vianello e la persona che ho di fronte? Beh, d'arte è chiaramente quello che quando si va in onda, quando si va in scena, non siamo sempre gli stessi, no? Come siamo in realtà nella vita, quindi diciamo... Io sono molto più simpatica, per esempio. No, tu sei molto simpatica in tutti e due i casi. Pensa che io da ragazzo pensavo di essere molto timido, quindi non pensavo mai di andare in TV, non pensavo di parlare in pubblico, no? Io sono uno che parla molto anche fuori, anche se appunto quello che poi mi è successo non è stato particolarmente adatto. Insomma, ci sei un po' arrivato tu rispondendo, seppur in maniera larga e un po' più generica. È successo qualcosa nella tua vita nell'ultimo anno e mezzo? Qualcosa che ti ha cambiato per sempre, probabilmente, facendoti diventare anche migliore, ma è stata un'esperienza comunque drammatica e fortissima, perché hai avuto un ictus, sei stato ricoverato a lungo e hai raccolto tutti i tuoi pensieri e tutti quei momenti anche in un libro molto bello, che per noi può essere semplicemente il diario di qualcuno, per te è molto di più, si intitola Ogni parola che sapevo. Che cos'è per te questo libro? Beh, questo libro innanzitutto è stata la mia terapia, nel senso che io, dopo l'ictus che ho avuto, mi hanno operato, mi hanno insomma salvato la vita. È anche una grande storia di sanità pubblica, in questo momento bisogna ricordarlo. E quando mi sono svegliato dopo l'operazione non riuscivo più a parlare, che era l'unica cosa che sapevo fare bene, veramente bene, che insomma pensavo che fosse un po' la mia missione, la mia bandiera. Quindi insomma sono stati mesi molto difficili in cui non capivo neanche se riuscivo a ritrovare queste parole perdute, che poi non erano perdure, erano nella mia testa, io sapevo cosa dovevo dire, ma non uscirono. Ci ho lavorato neanche tantissimo, insomma 4 mesi molto molto duri, tutti i giorni, ogni ora, è una cosa... Disciplina? Sì, molto, molto, molto. Questa cosa che mi è successa poteva aiutare qualcuno, ecco, io ho pensato molto anche a questo, cioè non solo mi serviva a me, ma spero che poteva aiutare le altre persone che hanno avuto questo problema. Visto che ti sei allenato tanto con le parole, facciamo un gioco con le parole, il gioco delle coppie e delle parole. Non mi fregare. Abbiamo scelto... Li facevamo la vita in diretta così. Ma noi continuiamo a lavorare così. Quindi conosci il nostro modo. Quindi divertiti. La prima coppia di parole che abbiamo scelto è questa.
padre e figli, perché tu sottolinei quanto sia stato importante il tuo ruolo di padre con i tuoi ragazzi proprio nella malattia. Sì, soprattutto direi il ruolo loro verso di me, nel senso che i ragazzi, la mia famiglia, mia moglie, che è stata molto importante, ma i ragazzi, insomma, io all'inizio, quando mi sono svegliato e non riuscivo più a parlare, ho avuto due grandi problemi. Uno, non riuscivo a dire neanche i loro nomi, quindi è stata una cosa molto difficile per me. Io sapevo come si chiamavano, ho trovato pure dei nomi un po' complicati, che erano Maria Carolina, Goffredo e Vittoria. Ecco, solo per dire Goffredo ci ho messo diversi mesi. E tutta la mattina, io ancora oggi mi sveglio la mattina e prima di svegliarmi, di alzarmi, dico Maria Carolina, Goffredo e Vittoria, perché voglio ritrovarli, perché devo essere sicuro che non li ho persi un'altra volta. E ho fatto un errore, perché per due settimane non li ho visti e non ho sentiti. E io invece ho bisogno di loro. Poi c'è stato un momento in cui il mio maschio, che adesso ha fatto 18 anni, ma ne faceva 17 l'anno scorso, e c'era la festa, no? Allora mi hanno dato un permesso per uscire dall'ospedale e siamo andati a mangiare fuori e l'ho rivisti per la prima volta. E ho capito che avevo fatto un errore, perché loro pensavano che io fossi peggio di com'ero. Avevano avuto più paura. Li hai spaventati di più. E certo, quindi ho fatto non solo un errore verso di loro, ma poi l'ho fatto anche per me, perché poi ho capito che invece io avevo bisogno di loro. Loro sono diventati forti per me e io, il fatto di averli vicino a me, mi hanno dato la possibilità di ritornare l'uomo che ero. Magari non ero come, non proprio uguale, ma insomma, come dici te, poi non è, sai, migliore no. Più forte, sì. Cosa ti fa venire in mente questa professoressa così capace? Beh, insomma, che i grandi problemi che abbiamo davanti a noi, no? Sarà un periodo veramente difficile per il paese, perché giustamente parliamo anche appunto di quando ne usciremo, però poi dobbiamo rimetterci tutti, diciamo, a lavorare, ritrovare. Insomma, c'è tante persone che hanno tanti problemi in questo momento. Seconda parola, sì. Gioco delle parole. Vediamo. Che cosa sarà? Ah, battaglia e resilienza. Sì, che è già difficile da dirla, eh? Resilienza. Sì. Bravissimo. Ecco. C'è più resilienza quando si affronta una doppia sfida, come possono essere malati di Covid oggi o comunque persone affette da tante altre patologie costrette a stare in casa adesso, o più senso di battaglia? Beh, direi che è più adatta quella parola lì, no? Cioè la resilienza, perché è un po', diciamo, quella che ci permette di adattarci a quello che è cambiato, che è cambiato. Poi c'è quell'altra, quella, come dire, io l'ho fatta per esempio per trovare le parole. Cioè serviva la resilienza, però c'è stata anche un po' di lotta, cioè la lotta di dire ce la devo fare, ce la posso fare. Io penso che oggi la battaglia la sta facendo soprattutto i medici e gli infermieri, loro sì che la stanno facendo, e chi sta male perché ha avuto il Covid. Noi dobbiamo avere soprattutto l'altra, la resilienza di dire dobbiamo fare quello che ci hanno detto per evitare che non solo ce lo prendiamo noi, ma soprattutto che il paese non ce la fa a rimettere a posto i pezzi. E visto che parliamo anche di sanità pubblica, sì, voglio farti conoscere una persona, un professionista che sta in battaglia, sta battagliando, sta in trincea da circa 2 mesi e più, si è dato molto da fare anche per il suo ospedale, che l'ospedale mi guarda, ed è il professor Roberto Fumagalli, collegato con noi. Buon pomeriggio, grazie di essere qui da noi a Ruota Libera, professore. Buon pomeriggio. Lei è uno di quei medici che insiste nel ricordare a tutti che per prendersi in carico veramente un paziente bisogna essere particolarmente umani con loro. Che cosa intende? Come lo fa? Beh, questa è una parte integrante della cura che facciamo ai pazienti. Al di là di tutta la tecnica tipica della terapia intensiva, esiste una componente umana fondamentale nei confronti del paziente, che però per un certo periodo del tempo rimane sedato e curalizzato, quindi addormentato in una terapia intensiva, con i parenti del paziente, i quali vivono questa situazione drammatica. E allora una parte importante del nostro lavoro è proprio nel parlare con i parenti, nel condividere con loro le ansie, le preoccupazioni, qualche volta nelle situazioni più
tristi nello spiegare e nell'essere vicini a loro nel momento più drammatico. E questo è una lo chiamiamo umanizzazione della cura. Per fare questo bisogna essere molto attenti. Ci facciamo aiutare da psicologi che ci aiutano anche a comunicare meglio con i parenti. E poi c'è la soddisfazione di quando lo stesso paziente si sveglia, allora cominciamo a vedere nei suoi occhi un po' di speranza e soprattutto l'incontro tra il paziente e il parente. A questo proposito mandiamo in onda delle immagini che riguardano una giovane donna che riesce a parlare, a comunicare con il padre ammalato di coronavirus. Adesso te ne pronti i guanti così, siccome poi vedo una radiolina. Ciao papà, sono Anna Maria. Ciao. Ti porto i saluti di tutti, dalla mamma, papà. Papà? Ciao. Ti porto i saluti della mamma. Ti vogliono bene. Dovresti venire fuori però, eh? Andrea, che cosa ti fanno queste immagini? Di grande tenerezza e della grande difficoltà che in questo momento anche appunto i parenti hanno di chi che non possono parlare, no? Con i cari. Non solo chi ha avuto il Covid, ma chiunque adesso sta in ospedale non può essere visitato, no? Ecco, dobbiamo pensare a loro, no? È molto difficile in questo momento questa solitudine che hanno le persone che stanno male, non solo, ricordiamo, solo chi ha il corona, perché ci sono tante persone che adesso sono più sole e quindi dobbiamo sentirci vicino, dobbiamo trovare il modo di stare vicino. Professore, a proposito, voi avete allestito in tempi record 5 reparti destinandoli al Covid, però per fortuna uno di questi reparti, ho saputo, adesso è libero, è stato, non dico smantellato perché come dice lei non bisogna mai abbassare la guardia, però il numero dei contagi e di gente che finisce in ospedale, nel vostro ospedale in questo momento per fortuna si è abbassato, è così? È così, dopo settimane in cui noi abbiamo passato il nostro tempo alla ricerca di posti dove si potessero fare dei posti letto di terapia intensiva aggiuntivi, quindi visitavamo i diversi reparti, reparti dismessi per cercare di poter risistemarli e poter fare delle postazioni da terapia intensiva, quindi siamo andati da 35 posti letto di terapia intensiva che avevamo noi, facciamo il 20 di febbraio. Dal 21 febbraio in avanti abbiamo cominciato a aumentare, per cui alla fine siamo arrivati ad avere una disponibilità di posti letto di terapia intensiva di 105 nel complesso, di cui 80 erano dedicati soltanto a pazienti che avevano una patologia polmonare determinata dal virus corona. E finalmente venerdì scorso siamo riusciti a chiudere una terapia intensiva e riallocando gli altri pazienti che c'erano rimasti da altre parti. E questo, c'è stato anche un filmato che fa vedere la gioia in questa situazione sicuramente difficile, ma è la gioia di vedere una luce in fondo. Stiamo andando nella strada giusta, non dobbiamo abbassare la guardia, anzi dobbiamo tenerla ancora più alta, perché potrebbe essere il momento in cui stiamo meno attenti a come ci vestiamo, stiamo meno attenti ai contatti interpersonali. Invece, se vogliamo continuare su questa strada e ottenere il risultato che vogliamo e chiudere le altre rianimazioni corona, dobbiamo stare molto attenti. Ma sicuramente questo è stato una grossa soddisfazione. Complimenti. Grazie professore, a lei e a tutto il suo staff. E grazie per quanto continuate a fare anche per la nostra salute. Così chiudo la parentesi, la persona, quel papà che prima è riuscito a parlare con la figlia è guarito, sta bene. Ed è stato bella, bella cosa. Grazie professor Fumagalli, la lascio al suo lavoro. Grazie a voi. Grazie. Allora Andrea, noi continuiamo con il gioco delle parole. Va bene. La prossima è questa. Speriamo che sia facile, vediamo.
Amico e amico nemico. E nemico. Cosa ti viene in mente con amico e nemico? Ma parlo soprattutto di me, guarda, perché penso che per esempio in un periodo come quello che ho avuto io bisognava essere, come dire, il nemico potevo essere io stesso, no? La paura, per esempio, può essere un nemico. Attenzione, la paura è giusto che ci sia. Quando hai un problema così difficile non saresti umano se non avessi la paura. Però non deve diventare il tuo faro, ecco. E l'amico è l'amicizia, che per me è stata molto importante, nel senso che, come ti dicevo prima, con i figli, poi ho capito che avevo bisogno anche degli amici. Io, insomma, ho avuto la fortuna poi di capire che avevo tanti amici in quel momento in cui sono stato male e che anche se gli amici, come dire, provavano che le mie parole erano un po' strane, un po' buffe, non importava. No, era per me più importante sentire che loro avevano affetto verso di me. E quindi è stata una cosa che mi ha aiutato molto per ritornare più o meno l'uomo che ero. Grazie Andrea Viannone. Grazie a voi. Grazie a voi. Non lo so se ho superato questa prova. Sì che l'hai vinta, però l'hai già vinta prima ancora. Grazie di essere venuto qui da me. Grazie, sei sempre più brava e io lo sapevo già da sempre. Ogni sempre. Parola che sapevo. Andrea Vianello, caldamente consigliato. Grazie di essere stato grazie con noi. Grazie a te. Grazie.